Buongiorno a tutti, sono Roberto Boerci, insieme a Fabrizio Albasi. Oggi teniamo questo webinar con argomento la comunicazione dei corrispettivi mensili. Bene, possiamo iniziare con questo argomento dicendovi che la settimana scorsa abbiamo rilasciato la release 2507, il cui contenuto più corposo riguardava questo, diciamo, adempimento, o meglio, questa comunicazione dei corrispettivi mensili che di fretta e furia abbiamo dovuto mettere in piedi a seguito della necessità di dover inviare i dati relativi ai corrispettivi telematici, necessità che si è resa possibile grazie a un intervento dell'agenzia di fine giugno, dando la possibilità di inviare questi corrispettivi in modo alternativo da quanto previsto dalla norma. Io mi occuperò principalmente o nella prima fase dell'incontro di parlarvi di come è stato, perché si è giunti a mettere a punto questa comunicazione, quali sono le criticità insite a questa comunicazione. E nella seconda parte Fabrizio invece vi parlerà del modulo di Magix che appunto è stato rilasciato con l'ultima release. Allora, cosa dice la norma a questo proposito? Sull'onda della digitalizzazione voluta dal fisco, quindi abbiamo iniziato, come sapete, molto bene. Con la fatturazione elettronica, l'obbligo con il 1 gennaio 2019, di seguito i corrispettivi anche loro diventano oggetto di digitalizzazione. Pertanto la legge che risale al lontano 2015 ha stabilito che, in realtà la data è stata riaggiornata nel tempo, che dal 1 gennaio 2020 i soggetti esercenti, quindi coloro che esercitano commercio al minuto oppure attività assimilate, non saranno più tenute a battere uno scontrino o ricevuta fiscale, ma dovranno memorizzare i dati dei corrispettivi in modo elettronico e trasmettere il contenuto di questi dati memorizzati telematicamente all'Agenzia delle Entrate. Questo fatto, il comma 1, viene completato dicendo che il fatto di memorizzare, primo passaggio, il dato del corrispettivo e successivamente, quindi alla chiusura della giornata tendenzialmente, trasmetterlo telematicamente, permette di ottemperare agli obblighi della registrazione. Quindi non è più necessario fare come prima. Quindi registrare ciò che veniva battuto con il registratore oppure veniva prodotto attraverso le ricevute fiscali. Ricevuta fiscale che tendenzialmente va a sparire, viene sostituita la ricevuta fiscale come documento in sé e lo scontrino come vecchio documento che veniva emesso dal cosiddetto documento commerciale che fa a questo scopo e che serve principalmente al consumatore finale per farne ciò che può essere necessario. Se il 1 gennaio è la data prevista di partenza 2020, la data prevista di partenza del comma 1 della legge 127, in realtà si è previsto una anticipazione per tutti i soggetti il 1 gennaio 2020, ma un'anticipazione per una parte di questi soggetti, cioè coloro che hanno un volume d'affari superiore ai 400.000 euro, ecco la partenza, quindi per loro la legge entra in vigore, l'obbligo entra in vigore il 1 luglio 2019. Con un decreto del MEF poi sono stati definiti specifici esoneri per alcuni di questi soggetti. Il comma 5 invece tratta un altro argomento che è quello della certificazione fiscale, vale a dire che con la memorizzazione elettronica e la successiva trasmissione viene assolto anche l'obbligo di certificazione fiscale. In questo modo, come vedete, l'unica
obbligo che ha l'esercente piuttosto che il gestore è quello di emettere il documento commerciale che può costituire, come dicevamo prima, per chi effettua, il consumatore finale che effettua l'acquisto, costituisce titolo per l'esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta o del servizio. Naturalmente, come abbiamo appena detto, gli obblighi principali, oltre alla possibilità di emettere il documento commerciale che anche assume un nome diverso, il documento stesso, è la memorizzazione elettronica. Memorizzazione vuol dire che non possono essere modificati i dati che vengono memorizzati dal dispositivo e poi successivamente questi dati devono essere trasmessi. Vediamo un po' meglio e di analizzare un po' meglio in questo esattamente in che cosa consiste. Consiste nel fatto che occorre principalmente, al di là che ci siano due momenti distinti di partenza a seconda dell'appartenenza o meno ai due gruppi, inferiore o superiore ai 400.000 euro, quindi 1 luglio e 1 gennaio, ecco, in ogni caso questa nuova modalità di gestione dei corrispettivi prevede che il gestore, l'esercente si doti di un registratore, non più registratore semplicemente di cassa, ma un registratore telematico, altrimenti detto RT, il quale deve inviare i corrispettivi giornalieri all'agenzia dopo la chiusura quotidiana. È evidente che per poter ottemperare a questa nuova modalità di invio occorre dotarsi di un registratore telematico che abbia in sé alcune funzioni. Può essere quindi necessario procedere ad un adeguamento sempre che sia possibile, ad un adeguamento del dispositivo in uso, piuttosto che all'acquisto di un nuovo dispositivo idoneo. Nel primo caso è possibile solo se le modifiche apportate al software assolvono quanto previsto dalle specifiche tecniche del provvedimento che vedete indicate nella slide, il 99.299 del 18 di aprile, e naturalmente l'acquisto avrà per forza di cose un software che permette di svolgere le operazioni così come previsto. Questo fatto di potersi dotare di un registratore telematico non è immediato, richiede, al di là dell'acquisto per la seconda tipologia dei soggetti, ma anche un adeguamento dalla prima tipologia dei soggetti, ma in più anche delle operazioni che avevamo visto qualche mese fa in un precedente webinar, una procedura di cosiddetta di accreditamento, di censimento e di attivazione che ha costituito nella realtà dei fatti un problema di tempistiche di attivazione del registratore. Cosa vuol dire? Vuol dire che si è arrivati all'inizio dell'entrata in vigore di questa normativa e abbiamo scoperto tutti quanti, in primis il fisco, del motivo per il quale noi oggi dobbiamo trattare il tema della comunicazione. Il fisco si è accorto che non tutti erano pronti ad effettuare questo tipo di adempimento. Il motivo per il quale, ripeto, noi siamo qui a parlarne è perché ha dato un'alternativa a quella che poi dovrà diventare a regime l'unica modalità permessa, vale a dire quello di potersi dotare di un registratore telematico al fine di poter memorizzare e trasmettere i corrispettivi. Allora, abbiamo detto che il 1° luglio 2019, data di partenza dell'obbligo per un certo numero di soggetti, scusate, ma stavo leggendo una comunicazione, sentiamo la voce in modo metallico. Può essere però che vedo che soltanto un partecipante me lo segnala, per cui credo che sia un problema suo e non tanto nostro. Allora, dicevo che al 1° luglio 2019 cosa si è verificato? Si è verificato che nonostante fosse una data di inizio di un obbligo ben preciso, che prevedeva la disponibilità di un registratore telematico, i soggetti che erano già pronti ad iniziare questa modalità di invio
non erano tutti, quindi si è reso necessario, perché non erano tutti, perché molti non avevano un registratore di cassa, questo registratore, se anche l'avessero avuto, non era ancora pronto per poter accogliere la modalità di invio, e quindi il legislatore ha previsto di introdurre una modalità alternativa. Qui vedete riepilogati nella slide tre casistiche. Quindi, soggetto che ha già registratore, bene, può partire. Soggetto che invece all'1 di luglio 2019 non aveva il registratore, oppure ce l'aveva ma non attivo. Caso ancora più grave è quello del contribuente che non aveva né il registratore telematico, nemmeno il registratore di cassa, e non si è preoccupato di dotarsene. Quindi si è visto che al 1° luglio questi soggetti della seconda e della terza categoria erano impossibilitati a fare l'invio telematico così come previsto. Voi vedete anche una quarta possibilità, che non so se ne siete al corrente, o comunque più che al corrente avete provato a verificarne come funziona, che è una procedura che l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione, credo di ricordare in data 29 di giugno, quindi 2 giorni prima dell'inizio dell'obbligo, che permette, accedendo all'area fatture corrispettivi, di andare ad inserire corrispettivo per corrispettivo e gestire anche la produzione del cosiddetto documento commerciale. Quindi, se ci pensate, è una modalità alternativa rispetto a quella dell'avere a disposizione il registratore telematico presso la propria struttura. Qualche valutazione così un po' a freddo sarebbe quella di valutare questa modalità certamente un po' più farraginosa rispetto a quella di avere il registratore telematico, quantomeno per il fatto che l'esercente, il gestore abituato ad utilizzare il registratore di cassa, probabilmente non se ne accorge neanche che un registratore telematico di fatto faccia delle cose diverse rispetto a prima, perché il suo modo di operare è esattamente identico. Effettua sempre una batte lo scontrino, effettua alla fine della giornata una chiusura, e poi la cosa in più semplicemente che fa il registratore di cassa in modo pressoché automatico, a fronte della decisione di effettuare la chiusura, fa anche la trasmissione del file. Poi magari lo vediamo meglio nella prossima, slide. Mentre la procedura web prevede che si sia sempre connessi, prevede di andare a digitare una serie di elementi, dopodiché occorre avere una stampante per stampare quanto inserito, e questo comunque permette di sigillare il dato e inviarlo automaticamente all'Agenzia delle Entrate. Allora, qualche valutazione riguardo al soggetto contribuente che è già dotato di registratore telematico. Quindi siamo al 1° luglio, il soggetto inizia a trasmettere, anzi continua a battere i corrispettivi, alla fine della giornata chiude il registratore. E che cosa succede? Succede che in automatico l'apparecchiatura stessa provvede ad eseguire tutte le operazioni previste. Generazione del file XML, dove sono memorizzati i corrispettivi giornalieri memorizzati, vale a dire non sono suddivisi corrispettivo per corrispettivo, ma viene fatta la somma dell'imponibile, dell'imposta, insomma di quelli che sono i dati che sono richiesti. Poi magari lo vedrete meglio quando visionerete insieme a Fabrizio la procedura Magix. A questo file viene apposto il sigillo elettronico avanzato, viene trasmesso il file stesso all'Agenzia delle Entrate. Qualora ci fosse un problema, in automatico l'apparecchio provvede automaticamente ad effettuare dei nuovi tentativi, però diciamo che tutto questo dovrebbe nel giro di breve essere una procedura terminata nel momento in cui, ad avvio eseguito,
il programma restituisce il registratore restituisce l'esito della trasmissione, che può essere positivo o negativo. Ci si augura ovviamente che sia sempre positivo, e nel caso in cui sia negativo, si hanno 5 giorni di tempo per provvedere a una nuova trasmissione. Soprattutto in una prima fase di avvio della procedura, viene fortemente consigliato di procedere a una verifica all'interno del sito dell'Agenzia delle Entrate, una verifica per capire se ciò che è stato trasmesso è presente, quindi concettualmente l'agenzia ne è a conoscenza, e i dati che sono trasmessi sono i dati che effettivamente risultano a noi come corrispettivi. Anche perché tenete presente che questi corrispettivi sono corrispettivi che devono essere poi contabilizzati, quindi devono essere consegnati allo studio. E quindi è buona cosa magari consigliare il vostro cliente di fare una verifica sul sito dell'agenzia per capire che ci sia quadratura tra ciò che è stato trasmesso, ciò che risulta dal registratore telematico rispetto a quello che l'agenzia ha conosciuto di questi corrispettivi. Tenete presente che mi risulta che ogni registratore alla fine della giornata produce un documento dove attesta ciò che ha trasmesso, e alla fine del mese dovrebbe anche qui produrre una stampa che riepiloga cosa è avvenuto in termini di trasmissione. Vediamo invece il caso che si fa un po' più complesso del contribuente che al 1° luglio non era pronto. Fate conto che quanto vi sto dicendo naturalmente è riferito ai soggetti con un volume d'affari maggiore a 400.000 euro, ma quanto sto dicendo varrà per i soggetti che hanno un volume d'affari inferiore, il cui obbligo nascerà il 1° gennaio 2020. Ma vale lo stesso identico discorso. Mentre il gruppo precedente dei soggetti di fatto è ormai avviato alla trasmissione in modalità, chiamiamola così, moderna, quindi automatizzata, quindi informatizzata, digitalizzata, questo soggetto che stiamo vedendo, cioè il contribuente che non ha il registratore di cassa o se ce l'ha non è quello telematico, può avvalersi di una novità che il legislatore ha messo a disposizione all'interno del decreto crescita. Cioè sarà possibile effettuare, perché l'obbligo rimane dal 1° di luglio, ma sarà possibile trasmettere in modalità diversa rispetto a quella prevista automatica del registratore di cassa, in una modalità diversa, e questa modalità sarà possibile portarla avanti fino a quando? Fino a quando il soggetto si è dotato del dispositivo registratore telematico, lo attiverà e da quel momento è obbligato a fare una trasmissione con le modalità previste dalla legge. Fino a quando però tutto questo non avviene, vale a dire il momento in cui viene attivato il registratore telematico, dovrà continuare a certificare i corrispettivi con scontrino e ricevuta fiscale. Perché questo? Perché non memorizzando e non trasmettendo, deve esserci naturalmente una modalità che poi è esattamente quella che è avvenuta fino al 30 di giugno per poter certificare i documenti previsti. Cosa dice il decreto crescita del 29 giugno 2019? Dice che a fronte delle difficoltà che ci sono avute ad attivare o avere a disposizione il registratore telematico, a fronte di queste difficoltà, consente un periodo transitorio di 6 mesi, che parte appunto dalla data di inizio dell'obbligo 1.7.1.1.2020 a seconda del gruppo di appartenenza, e questo obbligo porta a non dover essere necessariamente a fare un invio tutti i giorni dopo la chiusura, ma dà un tempo, vale a dire entro la fine del mese successivo, per poter trasmettere questi dati. Contemporaneamente dice anche che a regime, quindi una volta che ci si è dotati del registratore telematico, il termine entro il quale deve essere trasmessa l'operazione avvenuta
è quello di 12 giorni, esattamente uguale a quella delle fatture immediate. In questi 6 mesi, fino a che non si attiva il registratore telematico, rimangono fermi gli obblighi, lo abbiamo accennato prima, ma sono questi quattro che vedete nella slide, vale a dire che deve essere fatta una memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi. E occorre certificare mediante scontrino o ricevuta fiscale, occorre tenere il registro dei corrispettivi, mentre prima dicevamo con il registratore telematico il registro dei corrispettivi di fatto non serve più. E in più ovviamente bisogna rispettare quelli che sono i termini della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto. Cosa ha previsto in aggiunta alla legge il provvedimento del 4 luglio 2019, che questo invio, e qui viene il dunque, no? Che questo invio è possibile che lo faccia l'intermediario, cioè non è, lo può fare naturalmente il contribuente, ma può essere coinvolto l'intermediario che, visto che già trasmette diverse altre cose per il proprio cliente, potrà anche trasmettere questa comunicazione, comunicazione che avrà però una vita fondamentalmente breve, perché potremmo sfruttarla al massimo soltanto per 6 mesi. Almeno ad oggi la situazione è questa. Entro i 6 mesi, concettualmente, bisogna passare al registratore telematico. In cosa consiste? Cioè, che cosa ha permesso l'Agenzia delle Entrate? Ha permesso di utilizzare una modalità alternativa, ma quali sono esattamente le modalità? Non è una sola modalità alternativa, sono 3 modalità alternative. Magari le vediamo un attimo. La prima è quella di andare direttamente sul sito delle fatture corrispettivi e andare ad inserire i dati mensili. Quindi, in buona sostanza, cosa succede? Che io alla fine del 30 di settembre cosa dovrò comunicare? Dovrò comunicare i dati dei corrispettivi del mese di agosto. Quindi dovrò avere i totali del mese, entro in gestione fatture corrispettivi e tra poco vi farò vedere quali sono i passaggi da effettuare, perché dovrò andare a mettere per data, per imponibile e per IVA gli importi riferiti ai nostri corrispettivi. L'altra modalità è quella di poter fare un upload manuale. Però questo prevede che io abbia un software che mi produce un file XML con delle specifiche precise al fine che possa essere dato in pasto alla funzione messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate sul proprio sito, oppure può essere effettuato tramite un software terzo, che è poi il nostro caso. Noi con Magix gestiremo questi corrispettivi, poi vediamo come. E attraverso Digital Hub faremo la trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate. Allora, vediamo un po' che cosa succede. Succede che tutto quello che abbiamo appena detto lo può fare il contribuente, oppure lo può fare l'intermediario abilitato, abbiamo detto, il quale dovrà, come tutte le comunicazioni e come tutte le dichiarazioni, rilasciare l'impegno alla trasmissione. Ovviamente è un passaggio che Magix contempla e dovrà consegnare una copia della comunicazione trasmessa al proprio cliente. Come funzionerà la procedura? La dico a grandi linee, poi verrà nel dettaglio specificata meglio da Fabrizio. La procedura è: io mi faccio consegnare per tempo, prendiamo l'esempio che è in scadenza, i corrispettivi del mese di agosto. Li vado ad inserire contabilmente come ho sempre fatto, in prima nota, e una volta inseriti, registrati quindi in prima nota, io andrò ad aggiornare la comunicazione così come faccio o come ho fatto in passato per, ad esempio, la comunicazione dei dati fatture, così come faccio per la comunicazione dei soggetti transfrontalieri. Dico queste due comunicazioni perché? Perché si assomigliano molto con quella dei corrispettivi, poi lo vedrete meglio dopo. Attenzione a questo aspetto, per i contribuenti mensili sarà una cosa abbastanza logica, no? Quella di raccogliere dal cliente
i corrispettivi, inserirli in prima nota, fare la liquidazione, ma contemporaneamente saranno anche i dati che noi utilizzeremo per aggiornare la comunicazione. Un po' diverso per i trimestrali, perché visto che la scadenza è mensile e il trimestrale per il mese di agosto dovrà darmi necessariamente i corrispettivi, necessariamente vuol dire che non può aspettare la fine del trimestre, me li deve dare alla fine del mese, mese di agosto. Perché? Perché io entro la fine di settembre, nonostante abbia tempo di liquidare entro il 16 di novembre, io comunque dovrò averle a disposizione per poter fare la comunicazione. In buona sostanza, il cliente dovrà anticiparci per la registrazione mensile e liquidazioni, i corrispettivi che ha battuto. Altra particolarità può riguardare i soggetti semplificati. È vero che noi abbiamo ragionato fino ad ora, semplificati non facevano una registrazione giornaliera, ma tendenzialmente facevano una registrazione a fine mese. Ecco, anche in questo caso, ma ripeto, stiamo parlando di una soluzione transitoria, anche in questo caso i corrispettivi dovranno essere inseriti giornalmente, perché vanno trasmessi ed inviati giornalmente. Quindi come si può fare questo invio? Questo invio si può fare con l'accesso al sito della. Abbiamo detto tre modalità, scusate, riprendo un attimo. Tre modalità. La prima è all'interno del sito dell'Agenzia delle Entrate. Sono nell'area fatture corrispettivi, clicco su corrispettivi per esercenti non in possesso di registratore telematico. Mi farà entrare in questa videata in cui ho due scelte. La prima che è la generazione del file, la seconda importa da file XML. Prendiamo la prima, lo può fare il contribuente, che ovviamente se ha le credenziali per accedere alla propria area riservata lo può fare da sé, altrimenti lo dovrà fare il commercialista, ma a questo punto dovrà avere le credenziali per poter accedere, le credenziali del cliente. Quindi il primo caso è clicco su file corrispettivi giornalieri, mi si apre questa videata e io vado proprio ad inserire giorno per giorno, aliquota per aliquota, l'imponibile che risulta è stato battuto. Come totale, naturalmente, non è corrispettivo per corrispettivo. Quindi cominciamo a capire una cosa, che se prima abbiamo parlato di procedura web, non confondiamola, perché la procedura web è quella che mi permette di inserire il singolo scontrino nel momento di effettuazione dell'operazione, posso stampare il documento commerciale e lo faccio tipicamente nel momento in cui ho di fronte a me il consumatore finale e devo consegnare il documento. Qui stiamo parlando di un'altra cosa, siamo all'interno di quella soluzione transitoria che ci ha consentito l'agenzia, il legislatore, il fisco, e qui andiamo ad inserire invece i valori per totale a chiusura della giornata. Li vado ad inserire, confermo l'inserimento del dato, il programma, poi che cosa farà questo programma? Farà una verifica dei dati inseriti, sigilla il file e lo invia all'agenzia. Attenzione che questi dati poi serviranno allo studio perché lo studio li tratterà soltanto ai fini contabili. Il cliente inserisce ed invia, lo studio ha bisogno di questi dati per poter contabilizzare e liquidare quindi l'IVA. L'altra modalità invece è il software del mio cliente, quindi dell'esercente, produce il file nella modalità con quelle specifiche previste dalla norma, previste dal provvedimento che contiene le specifiche tecniche. A questo punto io andrò a sfogliare, recupero il file prodotto dal programma del mio cliente, dal programma con cui ho gestito i corrispettivi, farò anche qui la verifica, il sigillo e l'invio. Anche in questo caso allo studio serviranno soltanto i dati ai fini contabili, quindi per la registrazione dei corrispettivi. Ma quando il cliente tendenzialmente non intende fare da sé questo tipo di operazioni, la legge permette che ci sia un intervento da parte dell'intermediario. L'intermediario abilitato si fa carico di questa comunicazione al posto del contribuente.
abbiamo detto che deve rilasciare l'impegno, e poi una copia una volta compilata la comunicazione stessa. Come lo farà ovviamente l'intermediario? Lo farà con Magix. Quindi il professionista gestisce la comunicazione dei corrispettivi mensili. I passaggi sono: primo passaggio, una tantum di impostazione tabellare che vedremo. L'inserimento dei corrispettivi giornalieri in prima nota, vedremo che ci sarà una particolarità da tenere presente, e qui sono due argomenti che tratterò nella mia parte. Poi con Fabrizio vedrete come si gestisce la comunicazione, quindi l'aggiornamento, la gestione, il controllo e l'invio telematico tramite Digital Hub.